Buongiorno a tutti, oggi vedremo come realizzare un sistema di videosorveglianza utilizzando come monitor un TV con chiavetta Fire Stick oppure un vecchio tablet con una semplice applicazione Android. In questo modo avremo la possibilità di vedere una qualunque IP camera sul nostro televisore o sul nostro tablet e avere così un monitor di videosorveglianza Wi-Fi. Ma prima non dimenticatevi di mettere like e iscrivervi al canale, grazie. Beh, anzitutto sarà necessaria una IP camera con protocollo ONVIF compatibile. La mia è una IP camera che utilizza un'app denominata Uzi, molto diffusa. Ma voi potete utilizzare qualsiasi altra IP camera anche da esterno, purché sia una IP camera compatibile ONVIF e Wi-Fi ovviamente. Poi servirà la chiavetta Amazon Fire Stick, che non è altro che un computer con un sistema Android da collegare al televisore, che ci consentirà di scaricare l'app necessaria. Se avete un vecchio tablet, potreste anche utilizzare un tablet al posto del vostro televisore e quindi risparmiereste anche sulla chiavetta Fire Stick. In ogni caso, dovrete scaricare sul televisore o sul tablet un'applicazione che si chiama ONVIFER e che serve per gestire le telecamere Wi-Fi compatibili appunto con il protocollo ONVIF. Ma partiamo dal televisore. Una volta installata la vostra chiavetta Fire Stick sul vostro televisore attraverso la porta HDMI, e per questo vi rinvio ad un altro mio video precedente, andiamo a selezionare l'App Store e andiamo a cercare e a trovare l'app che ci interessa. Tra le varie app c'è la categoria Utility e in questa categoria troveremo la nostra app per la gestione delle IP camera Wi-Fi. L'app si chiama ONVIFER, come appunto ho già detto, e dovrete scaricarla sul vostro Fire Stick. Una volta scaricata, lanciamo l'app e vedremo che apparirà un menu a sinistra con tutte le varie funzioni. A destra troveremo già una IP camera installata ad esempio, ma possiamo tranquillamente rimuoverla tenendo premuto il pulsante del centrale del Fire Stick e cancellare questa telecamera ad esempio. Invece, per aggiungere le nostre telecamere collegate alla nostra rete Wi-Fi, la stessa a cui è collegata anche il Fire Stick, dobbiamo scorrere nei pulsanti a destra fino a trovare la voce Nuovi dispositivi scoperti. Cliccando su questo pulsante riusciremo a vedere tutte le IP camera ONVIF compatibili che sono collegate alla nostra rete Wi-Fi. Scorriamo l'elenco e andiamo a prenderne una, magari assicurandoci prima che funzioni correttamente, e andiamo ad impostare questa telecamera direttamente. Se la IP camera è abbastanza vecchia, non necessita di nome utente e password e apparirà immediatamente in trasparenza. Altrimenti dovremo effettuare la configurazione del nome utente e della password. In questo caso appunto il test è fallito perché probabilmente dovremo attivare l'RTSP sulla nostra IP camera e inserire nome utente e password. Inseriamo di solito il nome utente admin e la password, una password di vostra scelta. Io ho scelto questa qui, ma potete mettere qualsiasi altra password. A questo punto dobbiamo andare nell'app dedicata della nostra IP camera e inserire anche qui l'attivazione del server RTSP per consentirci il collegamento alla nostra applicazione ONVIFER. Andiamo nelle impostazioni della IP camera, selezioniamo il collegamento NVR, che è quello che ci interessa, e andiamo ad settare su ON la connessione RTSP. Fatto questo, dovremo inserire una password, la stessa che abbiamo già inserito nella app ONVIFER, quindi salviamo la configurazione, le impostazioni della nostra IP camera. Ritorniamo nell'app ONVIFER del nostro televisore
e andiamo a rifare l'impostazione della telecamera. Se tutto è andato per il meglio e se la telecamera ovviamente è online ed è collegata, a un certo punto in trasparenza ci apparirà il quadro della nostra IP camera. In questo modo avremo realizzato, raggiunto l'obiettivo di configurare la IP camera e non ci resta che dare un nome alla nostra IP camera e poi effettuare il salvataggio della configurazione con i parametri che abbiamo inserito. Fatto questo per tutte le IP camera che sono nella nostra rete, avremo a disposizione tutte le nostre IP camere e potremo tranquillamente accedervi e verificare e vedere dal vivo cosa sta accadendo e anche ascoltare l'audio. Inoltre, se la nostra IP camera è un'IP camera PTZ, cioè con controlli pan tilt, potremmo andare a spostare il quadro a nostro piacimento utilizzando il telecomando del Fire Stick. E così facendo avremo a disposizione sul nostro televisore un efficace sistema di videosorveglianza anche con audio collegato al nostro wifi. Se volete invece utilizzare un vecchio tablet non c'è problema, basta scaricare sul tablet l'applicazione Omnifer e seguire gli stessi passaggi fatti in precedenza. All'interno di quest'app è disponibile una funzione multiscreen che ci consente di visualizzare più telecamere contemporaneamente. Una volta configurato il numero di telecamere che vogliamo visualizzare, potremo visualizzarle tutte assieme. In questo modo il nostro televisore si trasformerà in un efficace monitor da videosorveglianza multiscreen. Bene amici, anche per oggi è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito a mettere like ed iscrivervi al canale per incentivarmi e vi do appuntamento alla prossima volta.